Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Mattel della serie Movie Masters, dal film The Dark Knight Rises, e in particolare daremo un'occhiata a Ra's al Ghul, che fa parte della serie 2. L'action figure è stata prodotta nel 2012 ed è in scala 6 pollici e alta circa 15 cm. Direi di non perdere molto tempo sul packaging, ormai l'abbiamo visto e rivisto, questo è come appare frontalmente. Sul retro, dove vediamo il Collect and Connect Bat Signal e le altre action figures della serie 2. Ed ecco Ra's al Ghul fuori dal packaging, sicuramente la più deludente delle action figures di questa linea, non tanto per l'head sculpt, che è abbastanza buono, certo è una versione un po' a cartoni animati di Liam Neeson, però penso che dalla Mattel non ci si poteva aspettare di meglio. Quindi non tanto per l'head sculpt quanto per la scelta della Mattel di riutilizzare per l'ennesima volta questo corpo in abito elegante, semplicemente ridipingendolo in questo look total black, così come appare in Batman Begins, nelle scene finali di Batman Begins, Ra's al Ghul. Ora, io francamente avrei preferito un Ra's al Ghul in versione, diciamo, ninja. Magari non con la divisa della setta delle ombre, quella completamente nera, ma nella versione, diciamo, da allenamento, cioè quella che si vede nella scena bellissima in cui Bruce e Ra's al Ghul, allora ancora Deckard, combattono con le spade sul ghiaccio. Una scena fantastica. Ma ok, la Mattel ha deciso di ritrarre Ra's al Ghul co così come. Nelle ultime scene, così come appare nelle ultime scene del film Batman Begins, quando cioè Deckard si palesa come Ra's al Ghul. Ok, ma la cosa veramente grave è che la Mattel non ha voluto neanche mettere un pizzico di impegno in più per rendere l'action figure quantomeno accurata rispetto al film. Infatti, Ra's al Ghul nel film ha due particolari. Ha un punto luce verde nella cravatta, che vuole ricordare il colore del costume del personaggio nel fumetto, e una sciarpa lungo le spalle che gli dà un po' l'aria da santone. Quindi la Mattel non ha neanche aggiunto questi due particolari, ha semplicemente preso il corpo, riutilizzato, ridipinto e ci ha messo sopra la testa di Liam Neeson. Francamente è una cosa che ritengo assolutamente deludente. Passiamo all'articolazione. È quella standard dei Movie Masters, quindi la testa è su articolazione a sfera, il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro, rotazione completa nella parte alta del bicipite, singolo snodo al gomito, la mano può ruotare a 360 gradi, c'è articolazione nel mezzo dell'addome, rotazione completa alla vita, la gamba può andare in avanti e indietro, in fuori e in dentro, rotazione completa in mezzo alla coscia, diciamo. Singolo snodo al ginocchio e articolazione alla caviglia. Per quanto riguarda invece gli accessori, Ra's al Ghul ha il componente del battesegnale forse il più importante, la parte posteriore con l'elettronica del battesegnale che permetterà quindi di proiettare il battesegnale. E poi gridiamo al miracolo, ha anche un accessorio da utilizzare con il personaggio, che è questa mascherina. Ora, non è per lamentarmi di qualsiasi cosa, ma francamente avrei preferito una spada, un'arma, che cercherò di trovare da qualche altra action figure per completare il look di Ra's al Ghul. Ecco come appare Ra's al Ghul con la mascherina. Francamente, non ho intenzione di esporre Ra's al Ghul con la maschera, visto che l'head sculpt è l'unica cosa nuova di queste action figure, non mi va di nasconderla. Inoltre, ho dimenticato di dire che Ra's al Ghul ha anche le istruzioni per assemblare il battesegnale. Così come per le altre action figures, potete trovare Ra's al Ghul su eBay a circa 20 euro più spedizione, o forse qualcosa in meno se siete fortunati. Per
Per quanto l'action figure sia deludente, se state collezionando i Movie Masters, indipendentemente dal fatto che vogliate assemblare o meno il Batsegnale, Ra's al Ghul non può assolutamente mancare nella vostra collezione. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!